Con l'occupazione dell'aula del Consiglio Comunale e l'inizio dello sciopero della fame, è cominciata ieri la protesta contro il mancato invio da parte del Governo dei fondi previsti dal decreto Salva Comuni. Alcuni consiglieri hanno occupato la sede dell'Assemblea per poi essere ricevuti dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha espresso la sua piena solidarietà all'iniziativa, assicurando che avrebbe sollevato la questione anche presso l'ANCI, in occasione della manifestazione di domani a Roma. Il capogruppo di Italia dei Valori, Franco Moxedano, aveva anche preannunciato l'intenzione di manifestare al prefetto di Napoli, Francesco Musolino, la necessità di un suo intervento per lo sblocco dei fondi. Ed infatti stamattina una delegazione di consiglieri è stata ricevuta in prefettura ed ha avuto la possibilità di esporre dettagliatamente l'intera questione al rappresentante del governo. Il prefetto ha fatto proprio questa situazione attuale, ha preparato già una relazione che provvederà a integrarla e trasmetterla stesso stamattina sia al Presidente del Consiglio con i vari ministeri. È stato molto attento, già preparato per l'incontro e quindi una cosa posso sottolineare, gli sta molto a cuore la situazione delle fasce deboli, perché noi abbiamo evidenziato a lui che noi per il prossimo mese non riusciremo nemmeno a far fronte agli stipendi, e quindi su questo lui, devo dire, che ci ha soddisfatti.